Bisogna trovare un argomento che conoscano tutti, che sia facilmente... Ho capito cosa. L'anzianesimo. Sì, sì, l'anzianesimo. L'anzianesimo. Non si dice più vecchiaia, fa sfiga dire vecchiaia. L'anzianesimo. L'anzianesimo. Lei è vecchio, no, sono anziastico. L'anzianesimo. Perché, perché nel terzo millennio ci sarà un problema. Ecco, l'idea. Uno. Nel terzo millennio ci sarà un problema. Non si muore più. Orca, che sfiga. Non si muore più. E io ho capito. Adesso che ci... Pensa. No, no. Se tu prendi una cinquantenne di 20 anni fa, non è come una cinquantenne di adesso. Per forza, ce n'ha 70. Non può averne. Siamo onesti. Non può intendo essere come dire, intendo dire che se prendi una cinquantenne diversa da un'altra, una cinquantenne di 20 anni fa è diversa da uno di adesso. Che ce n'ha 70 è diversa da quella che ce n'aveva 50 perché erano due gemelle. No, non erano due gemelle. Intendo dire che una volta a 50 anni le donne erano nonne, erano già nonne, avevano lo sciallettino, la cerpettina, una cuffiettina, facevano una maglia, portavano i bimbi al parco. E poi li arrestavano. Perché? Perché una dei 50 anni che porta un bimbo al parco gli fa far così, il bimbo viene fuori, così poi va in politica. E adesso le cinquantenni non sono così, le cinquantenni hanno i tacchi 12, hanno il polpaccio squisolato, hanno la testa puntuta, le minigonne, poi vanno in discoteca. Hai capito? No, dov'è il bambino? Questa è la Perché il bambino piange, cazzo, m'ha visto? No, nel senso che... E quindi gli ospizi saranno diversi, gli ospizi saranno diversi. Andiamo in televisione a parlare di ospizi. Una cosa nuova. Un'idea grandiosa. E noi gli parliamo dell'ospizio del terzo millennio. Il premiato ospizio Brad Pitt. Perfetto. Brad Pitt. Nel terzo millennio verranno intitolati a quelli cazzuti del millennio. Cosa vuoi intitolare? Manzoni, no, Verga, chi se ne è? Pirandello. Andate di culo. Penso se mi mettevano nell'ospizio Vespa. Vabbè, comunque. Un giorno... Allora, questo è l'ospizio Brad Pitt, ok? Brad Pitt. Tu fai l'ospite dell'ospizio. E sei nella tua stanza, ecco la tua stanza, si capisce chiarissimamente che è un ospizio moderno, perché è giap, è minimalista. Spostati! Yeah. Cosa fai? Metti i piedi sul letto, anche tu. Allora, tatami. A totò? No, che totò? Tatami. A totò, tatato, tatato, letto, tato. Ma che letto, tato? Tatami, futon. Pirla. Ma che pirla? Il tatami è quel letto basso che si arrotola e si porta via. Ah, si arrotola il letto e si porta via. Certo. Amore, usciamo stasera, dai che ciuliamo. Ma che? È la cultura giap, è la cultura minimalista. Sushi, sashimi, tempura. Non uso le macchine giapponesi. Ma la tempura non è una macchina, è un fritto. Cosa stai dicendo? Fanno le macchine fritte. Non fanno le macchine fritte. Allora, tu sei l'ospite dell'ospizio, ok? Tempura. No, tempura non è il tuo nome. Tatami. Va bene. Ugo. Allora, signor Ugo, però non si capisce che sei un vecchietto. Ma perché sono minimalista. Ma no, devi metterti, aspetta, ce l'ho qui io una roba da vecchietto. Okay. Aspetta, mettiti questo qua. Metti questo, preciso, guarda, questo è tipica del terzo millennio, questa qui, no? Dai, mettitela. Questa qui, ecco, con questa qua sei il vecchietto cazzuto del terzo millennio, si capisce? Sono talmente vecchio che mi hanno ciulato una mano. Dai, forza. Dov'è il buco? Dov'è il buco? Era venuta ma sto zitto. Appunto, lascia stare. L'hanno capito anche loro senza che tu lo dicessi, va bene? Allora, abbiamo qua il nostro... Cioè, la devo mettere come i vecchietti. Vecchietti. Allora, abbiamo qua il vecchietto del terzo millennio. Il vecchietto del terzo millennio che esce dalla stanza, il vecchietto del terzo millennio... Oh mio Dio, l'inferno! Ma che non sbagliato è la... porta! Non è la stessa porta, questo è l'ufficio Brad, e lui è l'ospizio Brad Pitt! Li ho finiti! Cosa? I Pitt? No, non... vuoi uscire, per favore? Ah, e abbiamo l'onore di farvi vedere il vecchietto del terzo millennio. No, aspetta un attimo, devi camminare come i vecchietti, a parte il fatto che tu sei vecchio dentro, ma sei giovanile fuori. Dentro la stanza sono vecchio, no, esco, sono nel giovane. Senso che tu sei un vecchietto del terzo millennio, quindi sei tutto rifatto, no?
perché tu, nel terzo millennio anche gli uomini si rifaranno tutti, non solo le donne. La mia mamma come si chiamava? Ikea? No, vabbè, comunque tu devi fare la camminata del vecchietto classico, perché deve capirsi che sei... Che purga hai preso? Non ho preso nessuna purga. Dai, forza, fai la camminata del vecchietto, se no non si capisce. Forza, esci. Esci. E il vecchietto... Il vecchietto è uscito la... Cioè, dobbiamo aspettare un 20 minuti perché... Cioè, allora se cammino così come un deficiente sono lento da qui in giù, da qui in su sono velocissimo. Esatto. O sono lento tutto o no. Vuoi deciderti a uscire? Forse. No, forse, esci, forza. Prima o poi esce. E abbiamo... Non lo sapevi che c'era la molla? E adesso lo sai. Prima o poi ce la facciamo, abbiate fede, arriva in corridoio. Ah, ecco, striscia, perfetto, bravo, vedi? Ciao! E finalmente, abbiamo il vecchietto, finalmente. Abbiamo il vecchietto e noi abbiamo l'onore... di poter intervistare questo simpatico ospite dell'ospizio, Brad Pitt. Non spinga. Mi scusi, volevo sapere, dove sta andando, simpatico vecchietto? Adesso c'è. Sto correndo in bagno. Tardi. Ma che... Senta, oltretutto in questo corridoio è buio, perché non accende la luce? Scusi, eh? Perché non accende la luce? È buio qua, non ci vediamo. Anche qui non si vede un cazzo. No, non si vede. Appena visto. Oh, adesso si vede. Allora, è tecnologia del terzo millennio. Uno fa così e viene buio, poi fa così e viene la luce. Già arrivano delle bolette della Madonna e gli facciamo anche l'applauso. Senta, piuttosto, mi dica una cosa. Mi dica, sì, sia gentile, c'è della gente. È un'intervista per il terzo... Che schifo. Ma no, che schifo. Sia gentile. È un periodo che meglio non buttare via niente. Sì, ho capito, ma mi dica una cosa. Mi spieghi una cosa, piuttosto. Senta, dove sta andando di bello? Sta andando a fare qualcosa di... Ho capito, ho capito. Sauna? No, non lo so. No, sauna? Non la so. Non la so. Lei mi ha chiesto sauna. No, non ho detto sauna, ho detto sauna. No. Non sauna, sauna. Non la so. È stato... Lei ci sente? Lei ci sente? Dica! Perché parli qua? Guardavo il labiale che l'altro giorno è venuta mia figlia, non la sentivo, ma non riuscivo neanche a leggere il labiale. Ah, capisco, come mai? Si era messa il silicone sulle labbra, non ho capito un cazzo. Alla fine gli ho detto sì. Senta, comunque lei non sta andando in sauna, allora sta andando a mettersi in forma. Lei sicuramente lei va in palestra, vero? Certo, vado in palestra, sai in che forma mi metto? Come questa, no. Venga con... Vabbè, allora ho capito. Abbiamo a che fare con un vecchietto che è un godereccio. Una volta. Adesso invece come... Adesso non so più neanche come si scrive. Vabbè, allora lei non ha più niente a che fare col sesso? No, io con sesso... Ma pratica ancora il sesso? Ah,
Vuole raccontarlo? Sì, non si no, può. No, non ho niente. Vabbè, ma tanto siamo tutti adulti, puoi anche dirlo, senza scendere nei dettagli, insomma. Come fa? Non posso scendere nei dettagli. Perché? Non c'ho il fisico. Vabbè, ma lei faccia, scusami, si è rifatto, si è rifatta la guancia, si è rifatta il mento, si è rifatta la papagorgia, si è rifatta le braccia. No, lì non l'ho rifatto. Ma perché lì non c'è niente da fare, ci vuole solo un miracolo, deve andare a Lourdes. Sono andato a Lourdes. Ah, è andato a Lourdes? Sì, sono andato a Lourdes. Una gita con tutti i miei coetanei. Ah. Il più giovane aveva 102. Ho capito, e cosa è successo? Che all'andata ho comprato una batteria di pentole, quelle che ti refilano quando vai... Vai, adesso vediamo la Madonna, io invece ho visto una pentola. Ho capito, ho capito, ma il miracolo dov'è? Al ritorno. Cioè? L'ho rivenduto a uno più pirla di me. Miracolo, miracolo. Vabbè, ho capito, ho capito. Senta, eravamo... scusi, scusi! Stava dormendo lei. No, stavo pensando. Ah, stava pensando. Ma cosa pensavo? Cosa? Di dormire. Senta una cosa, mi stava parlando del sesso. Lei come lo fa il sesso adesso nel terzo millennio? Lo spiego però. Sì. Non lo resti fra noi. Non lo dica la suora. No, non lo dico alla suora. Allora, io ho le riviste porno in camera. Prendo la rivista in porno, la apro tutta sul letto e tiro fuori il paginone centrale. Ah, poi? Poi quando il paginone lì mi spoglio tutto, mi metto nudo, prendo il paginone, lo piego una ventina di volte e lo metto sotto la gamba del tavolo che balla. E questo è sesso? Poi, ma che c'è della gente che quando il tavolo non balla più gode. Ma cosa sta dicendo? Lo dico io.